Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi è un giorno importante. Finalmente Noctis ritorna in scena. E ritorna in scena nel modo forse più inaspettato per questo periodo, dato che comunque stiamo vedendo tanti e tanti personaggi che stanno iniziando a rivoluzionarsi, stanno iniziando a cambiare, diventando sempre più forti. Ebbene, Noctis torna con la sua LD e con la sua Burst contro Odino. Ebbene sì, oggi è una giornata molto, molto ricca per quanto riguarda il contenuto di Dissidia Opera Omnia, perché abbiamo Ultimate Odino. Quindi Odino finalmente potrà essere portato a livello 30, insieme ovviamente ai suoi personaggi sinergici che adesso andremo a vedere, ma soprattutto è uscita anche la nuova Feod. Non scordiamoci, è la nuova Feod, ma cosa? Ancora più su cosa? Ovviamente la Burst di Noctis. Andiamo a vedere un attimo quelle che sono le notizie. Allora, innanzitutto qua sono tutte le notizie riguardanti lo shop, quindi possibilità di acquistare le gemme scontate al negozio, ovviamente, e poi i tre costumi di Fran, Cecil e Noctis. Quindi andiamoli a vedere, così ve li faccio anche vedere nel frattempo. Quindi abbiamo il costume di Noctis che è disponibile nuovamente. Il costume di Fran, se non erro, era il secondo, sì, costume di Fran, e poi il costume di Paladino Cecil, che è l'ultimo che chiude comunque la lista, ma pur sempre disponibile, sempre alla solita cifra, sempre con il solito pacchetto. Altra cosa che devo farvi vedere è questo banner, ovvero l'introduzione della nuova Feod, quindi disponibile già da ora la nuova Feod, che ovviamente dovrò andare a fare e successivamente registrare, e poi ovviamente l'evento che fa da cornice alla giornata di oggi, ovvero Ultimate Odin. Quindi Odino raggiunge il suo livello 30, potremo ovviamente nuovamente farmare come prima tutte quante le character board, o anzi in questo caso le summon board, dato che le character sono un'altra cosa, ma avremo a disposizione il farming delle summon board di tutti i nostri personaggi, utilizzando ovviamente i personaggi super sinergici che vi ricordo essere universali. Quindi potrete utilizzare gli stessi super sinergici anche per le altre summon. Detto questo, poi ovviamente andiamo a vedere la parte più bella. La parte più bella, ovvero quella del pool, quindi quella del banner che incornicia questo nuovo evento, il primo con protagonista ovviamente Noctis con la sua arma LD e la sua arma Burst, e poi in banner insieme a lui personaggi sinergici di questo evento che sono Irvine, Fran e Seven, con le loro rispettive armi, ovviamente X Plus, ricordiamo tutte in variante X Plus, con ovviamente Noctis, Burst ed LD. Mentre invece l'altro banner includerà anche il nostro principino, quindi sarà possibile ottenere ovviamente le armi 15-35 CP, ma soprattutto le armi EX di Paladino Cecil, Fang, Noctis ovviamente, e poi la Burst e l'LD del principe stesso. Quindi due banner veramente, veramente grossi, molto, molto ricchi. Dove ovviamente non scordiamoci che abbiamo la prima pool gratuita. Quindi vuol dire che abbiamo due possibilità di trovare già subito LD o Burst di Noctis, cosa poco probabile, però oggi è giorno 13 ed è anche venerdì, quindi venerdì 13, che secondo la nostra tradizione, o per meglio dire, più che nostra tradizione, secondo la tradizione pagana, quindi mettiamo le mani avanti, dovrebbe portare fortuna. Poi
Ricordiamoci anche che oggi è la rappresentazione di Santa Lucia, quindi tecnicamente la dea bendata, la nostra dea bendata, e quindi magari ci fa questa sorpresa. Per cui andiamo verso i banner. Non farò, diciamo, delle pull pesanti, farò soltanto qualche pull per diciamo per questioni comunque di video, perché questa sera, per chi ovviamente sarà interessato, arriverà sul mio canale Twitch la prima e vera pool battle del canale, quindi un evento imperdibile dove ovviamente andremo a pullare le gemme o i ticket in base a come ci organizzeremo, io contro un altro ragazzo che è presente nel mio Discord, fa parte comunque della cerchia di persone con cui collaboro all'interno della community, possiamo chiamarla così, di Opera Omnia, ovvero High School, che possiede anche lui comunque un canale dove tendenzialmente non si concentra su Opera Omnia, però anche lui ha un canale, se me lo ricordo ovviamente ve lo lascio in descrizione, altrimenti lo vedrete comunque stasera su Twitch. E quindi abbiamo deciso di organizzare una pool battle, ovviamente con i nostri rispettivi profili. Dato che comunque su Twitch non si può fare la stream squad, dato che non sono partner, ci stiamo organizzando in una maniera un po' più selvaggia, un po' più barbara. Però il risultato sono sicuro che potrà sicuramente essere piacevole. Allora, questo comunque per me è il banner più interessante, quindi cominciamo a fare la nostra free pool dal banner che non ci interessa, in modo tale da poter comunque da poter anche stare meno in apprensione, perché dire la verità io sto cercando anche nel frattempo, e spero comunque di trovarla nel prima possibile, anche la ex di Paladino Cecil. È un ex che mi sfugge da veramente tanto tempo, mi sfugge da tantissimo tempo, e finalmente, che finalmente la otterrò, dato che andrò comunque a pullare pesante su Noctis, quindi finalmente avrò anche la sua EX. Allora, primo free multi. Ora, da un lato devo sperare di non trovare nulla, ma da un lato spero di trovare tutto, perché il problema è questo, cioè se io dovessi trovare le cose adesso, stasera va tutto in monte. Speriamo di trovare magari soltanto la LD, in modo tale che poi la burst ce la godiamo in live questa sera. Ci siamo. Sta registrando? Sì, tutto a posto. Ok, io controllo perché sennò butto il video e non vorrei buttarlo. Prima free multi. Io non guardo, non voglio sapere se c'è connecting, se c'è loading, non voglio sapere nulla. Ok, orbo dorata mi piace, vuol dire che c'è una ex o comunque è presente l'LD. Ora voi avrete visto se ci sia stato un connecting o meno, io non l'ho visto, quindi andiamo. 2 3 4 5 6, il cambio 7 8, 9, quindi sono 2, no, monoro che è... Oh, ex di 7, ok, non è un personaggio che cercavo, tendenzialmente non è quello che volevo, però è pur sempre una ex, è pur sempre comunque un pull decente. Certo, ci fossero state le sue armi le avrei vendute come Power Stone e sarebbe stato meglio, mentre invece adesso con la ex mi rimane lì come trofeo, e magari in futuro sarò costretto anche a buildarla, ma non credo, non è questo il giorno, non sarà questo il giorno. Bene, questo invece è il banner che mi interessa di più. Come vi ho detto prima c'era Paladino Cecil, ovviamente Fang non mi interessa, Noctis l'ho già fatto viola perché l'ho già fatto viola, è ovvio, mi sembra normale l'abbia già fatto viola, quindi adesso abbiamo il free pool qua. Poi probabilmente farò qualche altra pull, giusto per dare un po' di completezza al video, ma poi comunque mi fermerò perché appunto andremo a pullare questa sera in live. Quindi detto questo, io
richiudo nuovamente gli occhi, non vedo nulla, non so cosa sta succedendo ed è orba azzurra. Ok, orba azzurra. Andiamo. 2 3 4 5, il cambio buono. 6 7 8, oh, buone. 9, ok. 10, ex di Fang è 35 e una 35 di Noctis. Ok, nuovo personaggio Fang, quindi anche la ex di Fang. 2 free pull che non sono andate male, se devo essere sincero. Non sono andate affatto male. Non sono andate male. Ricordiamoci che grazie a questo, diciamo, grazie a questa free multi, il Pity, tecnicamente, per quanto riguarda la burst, si fermerà a 120.000 gemme e non 125. Quindi diciamo che già abbiamo avuto un piccolo risparmio. Io spero vivamente di non dover arrivare al Pity, perché sarebbe massacrante. Vorrebbe dire utilizzare tutte queste gemme più quelle che farmerò da Odino, ed è veramente una grossa mazzata. Avrò i ticket dopo, ok, e questo va bene, ma le gemme sono sempre più forti dei ticket, ricordatevelo sempre. Per cui facciamoci qualche pull, non lo so, magari ne facciamo un paio, giusto 2 o 3, così, giusto per spezzare il video, e poi basta. Quindi altra multi, io non sto vedendo nulla, preferisco non vedere se c'è connecting e niente, perché dovrei fare il download batch, ma non lo voglio fare. Bene oro, bene oro, bene oro. Sarebbe ideale trovare la LD adesso, in modo tale che io sto con la LD di Noctis, posso farmare con la LD di Noctis, non pullo e poi continuo stasera a pullare tranquillamente, come se non ci fosse un domani, proprio spendendo fino a quando non si trova la burst. No, e invece era un'altra ex di Fang. Va bene, ok, ok. 45.000, arriviamo 35-30.000 magari, giusto così per lasciare un po' di suspense. Quindi altra multi, io non guardo sempre al solito se c'è il connecting, se c'è nulla. Ok, orba azzurra. Ripeto, avrei dovuto fare il batch download per evitare questi connecting e cose, ma non ne avevo voglia. Sinceramente non ne avevo voglia. Quindi preferisco pullare così di nascosto e basta. Stanno andando maluccio, maluccio queste pull, eh? Maluccio, maluccio. Ok, facciamoci questa e poi magari ci facciamo l'ultima. Oh, buono dorato. Poi ci facciamo l'ultima, dopodiché inizio a farmare comunque Odino, in modo tale da poter ottenere già più gemme e ticket alla volta. Farò anche la Feod nel frattempo, registrerò anche la Feod. Mi organizzerò un pochino il lavoro e poi vediamo il da farsi. Quindi una, non ho visto neanche quante erano, a dire la verità. Oh, LD di Noctis. Perfetto. Perfetto, signori. Ci possiamo salutare qui. Ci possiamo salutare qui. Anche se siamo già 80, magari farei l'ultimo giusto per arrivare già a 100 PD token e sapere che parto da lì. Vi faccio vedere anche ovviamente quanto dovremmo spendere nel caso per ottenere la burst, che sono addirittura 500 PT token per arrivare alla burst. Però la cosa buona è che abbiamo già ottenuto la LD. Questa già è veramente veramente un grande risultato. Allora, dato che siamo quasi a 15 minuti di video, facciamoci l'ultima, così giusto per chiudere il video. Bene, altra dorata, spero sia un'altra LD a questo punto, anche se non dovrei maxarla, visto che comunque andrò a pullare ancora su questo banner. In realtà sarebbe quasi uno spreco di Power Stone successivamente, però vediamo un po' come va la situazione. Devo maxarla necessariamente, quindi altra ex di Fang ed ex di Noctis. Ok,
direi che chiudiamo benissimo, siamo a 100 PD token, così già sappiamo da dove partiamo, abbiamo una base, una partenza. Nel frattempo farmerò le gemme di Odino, farmerò anche i ticket, farmerò tutto quello che c'è da fare, però la cosa che mi interessava principalmente adesso era già avere la LD. Almeno avere la LD mi permette di essere molto più veloce nel farming e mi permette comunque di utilizzare Noctis come super sinergico per quanto riguarda tutti i miei personaggi. Per cui, detto questo, io vi ringrazio ancora per essere stati con me, vi invito dunque stasera alla pool battle che si terrà ovviamente sui rispettivi canali Twitch, quello mio e quello di iSchool, e per il resto niente, io vi saluto, vi auguro un bocca al lupo con le pool se ovviamente andrete a pullare per Noctis, e per tutti gli altri ci vediamo questa sera, bye bye.